È importante anche la presenza in quest'anno di un'associazione, un'associazione medica che si occupa di problemi di immunodeficienza che sostengono anche il reparto di oncoematologia del reparto di pediatria del Civico di Palermo. Questa è una delle tante novità. Altra novità è la presenza di un'associazione dell'Arma dei Carabinieri che ci fa molto orgoglio. E ancora un altro nostro fiore all'occhiello che è quello dei percorsi accoglienti, delle botteghe accoglienti che si snocciolano nel centro storico, ma che poi alla fine con quest'anno anche in fiera abbiamo la possibilità di presentare il valore dei nostri artigiani. Per cui dico che oltre a aggregare quelle che sono le attività dei piccoli, delle piccole imprese siciliane, è anche oggetto di presenza di grandi novità, di eventi. Abbiamo anche all'interno l'associazione del Palermo Bimbi che si occupa delle famiglie e delle famiglie chiaramente con piccoli giovani che debbano in qualche modo crescere in una città dove l'accoglienza è importante. Quindi far nascere questo binomio tra comunità e artigianato per noi diventa di fondamentale importanza anche per far conoscere al turismo quello che è la nostra vita, che parte da una vita chiaramente di comunità ma che si estende anche alle attività di impresa dei piccoli artigiani. È l'ottavo anno che il Confartigianato ricorda l'importanza dell'artigianato. L'artigianato è il punto di incontro tra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale. Ha tutta la forza del lavoro manuale e tutta la forza del lavoro intellettuale. Io voglio dire grazie al Confartigianato che condivide la visione di una città, partecipa anche a iniziative importanti, penso da ultimo all'attenzione che ha prestato al portone del Teatro Massimo, dimostrando che il Confartigianato celebra il Natale e il Capodanno, ma vive la vita della città tutti i giorni dell'anno. Auguri agli operatori economici, perché il loro benessere fa sorridere il sindaco. Fatemi sorridere, per favore, cercate di avere successo. Le novità, le bellezze della città dell'artigianato. Artigianato. Ceramica, cuoio, sono prodotti agroalimentari tipici. La novità di quest'anno è c'è un bellissimo presepe fatto da artigiani. Abbiamo il gazebo, un enorme gazebo di Babbo Natale dove tutti i bambini possono venire a fare foto e giocare. Faremo nel gazebo di Babbo Natale dei laboratori fatti dagli artigiani della cittadella.